Parte la stagione della nuova Odeon, nuova compagnia Odeno diretta da Rita Nicotra, siamo proprio sul palco, fra pochi minuti inizierà questo ennesimo spettacolo. Rita, anche in questa stagione ovviamente tu riservi tanto spettacolo, tanto amore, tante risate, è una stagione sicuramente che parte nel migliore dei modi, questa è una delle tante rappresentazioni teatrali, ma sicuramente segna un nuovo percorso, Rita. Sì, segna un nuovo percorso per tantissimi motivi, motivi personali, motivi diciamo di divertimento, di cercare di superare determinati ostacoli che abbiamo avuto, perché è stato un anno abbastanza tortuoso per noi, per me in particolare, ma di conseguenza per tutta la compagnia, per cui stiamo cercando di ritornare a sorridere e regalare il sorriso anche agli altri. Lo dico Lucio, perché ci tengo tanto, perché per me ogni spettacolo, ogni volta che mi trovo su questo palcoscenico, lo dedico sempre a una persona che adesso non c'è più, che era mio marito, che era il direttore del Teatro Don Bosco, Vito Mammana. Ogni spettacolo io lo dedicherò a lui e sto continuando proprio per lui, perché lui ci teneva tanto che la mia carriera continuasse, anche se è una carriera amatoriale, perché io lo faccio per amore del teatro, perché adoro il teatro, lo faccio da 40 anni e stiamo continuando, ma non solo io, tutta la compagnia, tutti gli amici della compagnia stanno portando avanti questo percorso proprio perché sanno che è un qualcosa che dobbiamo essere tutti vicini nel bene e nel male e continuare a far sorridere. Sebastiano, tu curi la regia per quando sì. Guardo questo spettacolo. Sì. Quanta difficoltà, tra virgolette, c'è stata? Ce n'è stata tantissima, non sto qui a raccontare tutto, ma certo riuscire a concordare 16 personaggi, le entrate, le uscite, le varie battute, tutto è sempre un'impresa, e alla fine quando si riesce a ottenere un risultato di questo ne va veramente fiero. Ringrazio tanto i miei ragazzi. Personaggi, interpreti, così. Allora, personaggi sono tanti, per cui dirle tutte, poi ho paura che poi lo dimentico qualcuno e si affennano. Sì. Evitiamo. Una cosa particolare però la voglio dire: abbiamo avuto il supporto in emergenza della partecipazione straordinaria di Claudio Iacobello. Abbiamo avuto bisogno di un personaggio a 8 giorni dallo spettacolo. Claudio è stato ben disposto a sostituire il personaggio e a darci una mano, perché noi altri siamo particolari come compagnia, non ci facciamo mancare niente completamente, però quello che è la cosa più bella è l'unione della nostra compagnia, una bella grande famiglia,